C'è un giocattolo di mia nipote Licia che mi colpisce. È una bambola su seggiolone. Gliel'ha regalata la mamma, ovvero mia sorella. Licia si avvicina a me e mi dice: «Senti, zia, questa bambola sorride e canticchia». Così dicendo, mia nipote preme un pulsantino sulla pancia della bambola che lei ha chiamato Arianna e mi dice: «Senti, zia, Arianna sorride e canticchia». Licia aggiunge: «Ma ora Arianna ha sonno, senti, senti che inizia a dormire». E preme di nuovo il pulsante. Ascolto. Tutto questo mi genera emozioni. Penso al fatto che, a differenza di mia sorella, io non ho potuto fare la madre e ora ho già un'età avanzata. Allora la mia fantasia parte e con essa compenso la mia frustrazione. Iniziano a scorrere nella mia mente quadri in cui compaiono bambini su seggioloni. Io entro dentro tali dipinti. Ecco, uno di questi rappresenta un interno povero. Lì, tra persone umilmente vestite, troneggia un seggiolone con il suo piccolo. In punta di piedi io entro dentro il quadro. Prendo in braccio l'infante. Lo coccolo dolcemente. Gli dico: «Vieni, vieni tra le mie braccia, sarò anch'io una mamma per te». Sento il bebè che sorride e canticchia proprio come la bambola di mia nipote. Ed ora la mia fantasia vede un altro quadro. Una donna sta ricamando e vicino a lei vi è un seggiolone con il piccino. Lentamente mi accosto alla donna e le domando: «Come ci si sente ad essere madre?» Ella sorride, alza gli occhi dal ricamo e mi dice: «È un'esperienza d'amore stupenda. È come essere avvolti da una carezza di bene e ridonare questa carezza al piccolo». Io ascolto e soffro al pensare che la maternità mi è stata negata. Io e mio marito non abbiamo potuto avere figli. Accarezzo il piccino che è sul seggiolone e lo sento un po' anche mio. Con gli occhi della fantasia ora passo ad un altro quadro. Di nuovo un interno frugale mi accoglie con donne e un piccino su seggiolone. In lontananza c'è anche un uomo. Con la fantasia io busso alla porta della casa e qualcuno mi apre. Io sono un'amica di famiglia. Ed ecco le donne, l'uomo e un bambino vicino al seggiolone mi accolgono. «Benvenuta», mi dicono e mi abbracciano. Mi fanno accomodare e mi offrono pane e marmellata. Io accetto, poi mi avvicino al seggiolone e dico al piccino: «Hai tanta strada da fare per crescere. Le carezze e l'amore ti accompagneranno». Così dicendo, do un bacio all'infante. Ed ecco, esco da quella casa e con la fantasia entro dentro un altro quadro. Una donna ricama e accanto a lei sono ragazzini e un piccino su seggiolone. Con la fantasia ritorno anch'io bambina.
La donna è mia madre. Io mi avvicino a lei e la bacio, poi mi dirigo al seggiolone e dico: voglio giocare a fare la mamma. E così prendo il piccolo in braccio. È fantastico di crescere, di sposarmi e di partorire. È fantastico di preparare la pappa per il piccino, di coccolarlo, di cullarlo, di tenerlo tra le braccia con gioia. Entro ora dentro un altro quadro, ove una ricamatrice ancora una volta mi accoglie. Io le dico: gentile signora, mi guardi. Ricami per favore il mio volto e la mia persona. E accanto ad essa ricami questo piccolo su seggiolone. Così immaginerò di essere io sua madre. E sarò lieta, fantasticando che il ricamo diventi realtà. La donna annuisce e inizia a far muovere ago e filo. E in breve la scena si imprime sulla stoffa, regalandomi emozioni infinite. Ed ecco, ora con la fantasia entro dentro un altro quadro. Qui la bambina è vicina al seggiolone ed è una nobile. Vedo l'elegante vestito e la borsina. La bambina è già grandicella. Questo seggiolone è come un trono in cui ella siede principessa. E io le dico: sono la regina tua madre. Mi è dolce coccolarti e accarezzarti. E quando ti vedo seduta sul seggiolone, ti immagino futura regina che prenderai il mio posto, cara bambina. Così dicendo, con la fantasia vedo la piccola alzarsi e sedere sul seggiolone. Ed ecco, entro ora dentro un altro quadro. Anche qui l'infante è nobilmente vestito. Gli dico: sei il mio principe. Dal trono del mio grembo sei passato al trono del seggiolone. E in seguito sarai sul trono regale. Con la fantasia accarezzo il viso dell'infante e lo bacio. Sento il calore delle sue guance a contatto con il mio viso. Percepisco la gioia di essere madre. Regina, madre di un principe, ma soprattutto madre. Colei che ha generato, che ha dato alla luce, che ha amato e amando ha generato altra vita. Colei che ha alimentato la lunga catena dei viventi. Ed ecco, entro ora dentro un altro quadro. Una bimba nobilmente vestita, seduta su seggiolone, mi accoglie. Le sistemo meglio la cuffia. Le dico: piccola, piccola, sono qua io, la tua mamma. Ti dico parole di bene. Ti dico che sei il mio tesoro, la mia luce. Sei l'alba di un sole che il mattino mi illumina. Sei un raggio di una luna diafana che rischiara la notte. Sei tu, piccola mia, la mia gioia, il mio bene. La letizia che si fa tripudio. Così dicendo, abbraccio la bimba. E il fruscio dei suoi abiti si fa musica per i miei orecchi. Ed ecco, entro ora dentro un altro quadro. La bimba, già grandicella, su seggiolone mi accoglie, mentre regge nella mano sinistra un cucchiaio. Sento che mi dice: mamma, ho fame. Io le sorrido e le rispondo: la zuppa è pronta. Ora te la servirò.
E tu mangerai assaporando il profumo di mamma. Profumo di una mamma che ti avvolge con il suo bene e cucina per te, sta sveglia la sera per lavorare e non sente il peso delle cose che fa, poiché una mamma ha il cuore colmo di energie vitali. Così dico, ed ecco lentamente in punta di piedi entro dentro un altro quadro. Una bimba su seggiolone mi accoglie mentre un cane mangia la sua zuppa. Lei piange e io le dico: «Non arrabbiarti, ora io che sono la tua mamma ti preparo un nuovo pasto. Mi metto in cucina e con gioia lavoro. Vieni piccola, mandiamo via il cane. Prendiamo una nuova tazza e prepariamo una nuova zuppa. E con gioia facciamo tutto questo, poiché io sono la tua mamma. E una sorgente di bene sgorga perenne dal mio cuore, una sorgente di amore infinito, inestinguibile. Ed ecco, entro ora dentro un altro quadro dove una bimba su seggiolone dorme. Le dico, quando ti sveglierai farò tutto per te. Poiché, come dice una poesia, una mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà. Per quanti gliene domandi, sempre uno ne troverà. Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, per te di tutto si spoglia. Una mamma è come un albero grande. Così sussurro mentre la piccola dorme. In punta di piedi mi avvicino a lei e delicatamente e dolcemente la bacio. Mentre il gatto alla base del seggiolone emette un sottile miagolio. Io fisso la bambina, poi dico a me stessa: è tempo di uscire dai quadri e dalle loro fantasie. È tempo di ritornare alla realtà con i suoi oggetti, le sue persone, le sue cose. E di nuovo allora ammiro Arianna, la bambola di mia nipote Licia. Premo il pulsante sul suo pancino e ascolto. Alicia, quando sarai grande diventerai una mamma anche tu, come ora lo sei per Arianna. Licia sorride contenta e in un simbolico abbraccio io stringo lei, la sua bambola e mia sorella. E anche se non ho generato figli, mi sento madre. Sì, davanti a un seggiolone giocattolo mi sento mamma. Mamma nell'arte e nella fantasia.